E con questa recinzione che delimita una proprietà privata, iniziamo il nostro servizio di quest'oggi. Ci troviamo nella centralissima via Abruzzi, proprio dinanzi abbiamo il cimitero San Michele, tra aree lasciate a degrado, in cure e abbandono, pubbliche e private. Nella fattispecie quest'oggi andremo a verificare una situazione che ha del paradossale. Un'area che parrebbe privata, lasciata così, a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere. Seguiteci. E qua naturalmente iniziano le immagini desolanti dell'incuria, dell'abbandono. Parrebbe, come accennavamo prima in apertura, trattarsi di un'area privata, ma non ne siamo totalmente sicuri. Sta di fatto che qua possiamo trovare ogni genere di rifiuti, dai pneumatici usati, Ethernet, mobili, elettrodomestici, un laghetto, definiamolo così, dove convivono e abitano anche naturalmente gli anatropoli, c'è una colonia di gatti. Adesso vi faccio vedere anche le siringhe che chiaramente vengono buttate qua dai tossicodipendenti. E grazie anche alla collaborazione di due dipendenti della provincia di Cagliari, settore anti-insetti, che ci hanno prestato questo arnese, vedete, noi adesso stiamo andando a verificare cosa tutto accade. Siringhe utilizzate dai tossicodipendenti lasciate qua, in mezzo a questa strada, in questa strada sterrata. Andiamo a verificare con le immagini cosa tutto c'è. Ecco, potete vedere inerti, mattonelle, bustine di siringhe, metadone. Dov'è il metadone? Abbiamo trovato, ecco qua, altre siringhe qua, vedete? Eccoci qua. Come potete vedere, una, due, siringhe. Più importanti, legato proprio al fatto che c'è una deposizione delle zanzare Culex e anche la zanzara tigre qua depone le uova. È un focolaio attivo quasi tutto l'anno perché raccoglie la maggior parte delle acque piovane dei dintorni e ristagnano qui. Questo è un'ex demolizione abbandonata, non lo so, a se stessa, perché penso che il comune dovrebbe provvedere almeno a bonificare questa cosa, se non altro mettere una chiusura con qualche guardia. Le larve della zanzara. Possiamo vederle. Eccole qua. Porca di una puttana. Queste sono larve di zanzara. Queste sono larve di zanzara. Che schifose. Ma quello che vediamo, quelle che più minuscole. Ci sono i primi stadi. Anche rossi, anche di colore rossastro. Quelli sono i microorganismi che mangiano anche i fenicotteri, quello che porta il colore tempi. Rosa al fenicottero. C'è tutte qua in questi angoli. Vedi questi gruppi che ci sono qua? Beh. Sì. Guarda, e non ha bisogno di. Anche se non hai salvagente, mi ragno come cammina sull'acqua. Inizia con un ragno, C'è di tutto proprio, aliga, manetto. Tutto. Ma voi nel sito della provincia avete pubblicato anche un decalogo di buon comportamento per evitare che le zanzare prolifichino? Sì, diciamo sono 10 consigli utili che abbiamo messo per i cittadini, sono degli accorgimenti per evitare il proliferarsi delle zanzare. Dove si annidano? Nei sottovasi ad esempio? Dove ci sono dei ristagni di acqua, nei sottovasi, nei giardini, nelle vasche abbandonate. Magari. Un consiglio per tutti, uno di questi 10? È di seguire, evitare questi ristagnamenti d'acqua, perché le zanzare depositano le uova proprio nell'acqua, quindi meno ce ne sono di questi ristagni e meglio è. Quindi come si è? www? www.antinsetti.altervista.org. E con l'utilizzo di una telecamera nascosta adesso andremo a verificare proprio lo stato dei luoghi in cui si trova chiaramente quest'area qua. Seguiteci. Vai. Naturalmente
tutta questa situazione a conoscenza del comando di polizia municipale. Adesso vi facciamo vedere un'altra immagine veramente desolante, venite. Stando attenti chiaramente a dove stiamo mettendo i nostri piedi, facciamo vedere alcune immagini ancora di degrado. Ecco qua. Tra l'altro, come i tecnici della provincia poc'anzi ci hanno fatto osservare, ci sono dei focolai di zanzare che naturalmente sono sotto stretta osservazione sempre della provincia, proprio per andare a monitorarli. E questa montagna di rifiuti naturalmente, come potete osservare, rappresenta una bomba ecologica a tutti gli effetti. Lastre di Eternit, le cui particelle naturalmente si sgretolano e lasciano naturalmente nell'aria questi potenziali e pericolosi effetti. Naturalmente, a un passo da noi, come potete vedere, i palazzi, le abitazioni tra via Sarrabus e questo quadrilatero che chiaramente tiene in ostaggio i cittadini di San Michele. Siringhe, ancora siringhe buttate naturalmente in mezzo a questa strada sterrata, un potenziale pericolo per chiunque. E in pochissimi minuti in cui stavamo naturalmente effettuando questo servizio abbiamo potuto raccogliere qualche siringa che potete vedere qua. Le abbiamo raccolte con delle apposite pinze. Ecco qua, potete vedere. Alcune hanno il tappo mentre altre le vedete qua sprovviste e quindi potenzialmente pericolose. Il pezzo può chiudersi qua, il nostro servizio naturalmente è intento a farvi notare le aree di degrado abbandonate nella città, non soltanto in periferia, ma come potete vedere proprio vicino anche alle case e alle persone ci sono queste situazioni di incombente pericolo. Piazza Matteotti, fronte del municipio che fu di Baccaredda, la piazza è una delle mie preferite anche perché, come la maggior parte dei cagliaritani, mi ritrae in età infantile mentre gioco con i piccioni, una vecchia fotografia. La piazza, lungi dal pensiero di volerla cambiare, perché la amo proprio così com'è, con i cordoli originali del secolo scorso, con le aiuole, sempre le stesse, ovviamente con qualcosa in più, come per esempio i vari dossi che si sono creati con il crescere di queste secolari piante di Ficus Benjamin, che al periodo della guerra, soprattutto quando le navi tornavano dall'Africa, si riempivano di babbuini e di altre specie animali che le navi si riportavano dietro. Oggi le navi purtroppo portano dietro altre storie, che sono le storie di questi ragazzi. E questo è l'aspetto di Piazza Matteotti oggi, una bazar di oggettini in vendita di questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Oggettini che di anno in anno diventano anche sempre più qualitativamente conformi. Loro campano così, ovviamente hanno stravolto per sempre l'aspetto della piazza, già stravolto in passato, ma molto in passato, dalla presenza del centro informazioni, che sarebbe quella costruzione squadrata che vediamo nello sfondo. La famosa fontana degli anni 50, ormai ricordo sbiadito dei giochi d'acqua, è ormai di consuetudine sempre vuota. Il massimo del degrado sicuramente la piazza lo raggiunge in questo angolo, dove si vede questo pannello elettrico totalmente divelto, questo gradino che si è formato ovviamente per via della presenza delle radici di questi alberi di immani dimensioni, e poi soprattutto qui, guardate qua come si è sollevato totalmente il pavimento della piazza e si vede la radice di questo bellissimo ficus che penso abbia 300 anni, con queste liane che scendono giù a picco. L'aspetto è veramente pittoresco, però sinceramente qui bisognerebbe mettere un attimo a posto. Per esempio si potrebbe allungare l'aiuola rendendola rettangolare anziché fare questa specie di golfo, in maniera da giustificare la presenza
di queste radici che spuntano dal terreno e tutto intorno il green. Buongiorno signorina, buongiorno. Nella sua confusione questa piazza, sinceramente sarete d'accordo con noi, è veramente un'opera d'arte. Dal busto di Verdi alla pensilina, anche se orribile, dell'ufficio informazioni, come tutte le piante e soprattutto anche le pensiline storiche dell'azienda di trasporti cagliaritana, all'epoca era la CT, adesso si chiama, non lo so nemmeno più perché non prendo il pullman, CTM, ecco qua, ah c'è scritto, scusate, ero distratto, quella pensilina è così da 60 anni, forse anche da 70, e in tutta Italia sono uguali. Così come la vedete qui, la vedete a Torino, a Roma, a Milano, a Napoli, dovunque in Italia. Quindi anche quella resiste ed è un'opera d'arte. Suo malgrado è diventata un'opera d'arte. Ma indubbiamente l'opera d'arte di cui mi devo occupare oggi è quella principale, cioè l'effigie del primo inquilino di Piazza Matteotti. Chi è? Peppino, Giuseppe Verdi, eccolo qui. Come vediamo nell'immagine, il busto in bronzo di Giuseppe Verdi è stato celebrato recentemente con questa coccarda, qualche fiorellino ormai già di nuovo rinsecchito, probabilmente per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Giuseppe Verdi è qui da sempre, l'abbiamo conosciuto tutti nel corso degli anni, è stato anche restaurato nel corso dei decenni, pensate quanto può essere antico questo intonaco che l'ha riparato un po'. Ecco, Giuseppe Verdi è qui con la sua lira da sempre e qui deve rimanere, però un po' di manutenzione, amici. E la storia di Giuseppe Verdi nella finzione della scultura, della fusione in bronzo, si trasla invece nella storia di un suo collega, tra virgolette, il grande Mario De Candia, che invece lo riguarda proprio personalmente, in quanto la tomba di Mario De Candia, come ho denunciato più volte, si trova abbandonata all'interno del cimitero monumentale di Bonaria. E io mi catapulto così, in maniera molto virtuale, con la televisione all'interno del cimitero monumentale di Bonaria, con l'ausilio di una telecamera tascabile, in maniera tale da poter vedere in quali condizioni versa la tomba, la sepoltura, la cappella del conte Mario De Candia. Ecco, qui, dietro questo telone che l'amministrazione comunale ha voluto ovviamente coprire la tomba di Mario De Candia, il più grande cantante, il più grande tenore drammatico dell'Ottocento. Quindi immaginiamo quante volte è potuto entrare in quel periodo coevo di Verdi in contatto col maestro Verdi e come l'Unità d'Italia si è creata proprio anche grazie alle liriche e alle arie del Rigoletto, della Traviata, del Trovatore e quant'altro, soprattutto del Nabucco di Verdi. Qui dietro c'è il più grande tenore drammatico dell'Ottocento, Mario De Candia, casta e daio, possiamo dirlo, la cui tomba continua ad essere in queste condizioni, anche se adesso l'hanno imballettata con questo telo plastico. Vediamo all'interno, sono riuscito ad infilare una mano e documentare lo stesso stato di degrado, ecco, con la tomba sfondata, le pareti che stanno crollando, il soffitto che sta per implodere, che sta per crollare proprio sulla sepoltura di Mario De Candia, un personaggio che se fosse nato anziché qua in Sardegna, fosse nato solo, ecco, in Lombardia, come Manzoni che è nato in Lombardia, gode di un meraviglioso, godiamo più noi che Manzoni che ormai giace, di un mausoleo eretto in sua memoria, che secondo il mio modesto avviso potrebbe essere anche un richiamo turistico, scusate il cinismo, ma è sicuramente un richiamo turistico. Immaginate tutti gli appassionati di opera al mondo che visitano Cagliari per altre ragioni, potrebbero fare un salto qua nel cimitero monumentale di Bonaria, perché a Bonaria sono sepolti Mario De Candia, Piero Schiavazzi, un grandissimo tenore drammatico preferito da Mascagni, e poi c'è anche il tenore Manca, che è morto sulla scena a Dublino ormai quasi 60 anni fa. Ecco, l'unica novità di questi ultimi mesi è che il comune si è preso la briga di coprire con questi teli plastici, in maniera tale da avere una prospettiva decorosa
le tombe di questi personaggi del passato. E io mi domando e dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 di questi teli plastici, possiamo immaginare che il comune abbia speso almeno una decina di migliaia di euro per metterceli, per montarli, tra farli stampare, ma non faceva prima a riparare almeno una di queste cappelle? Guardando intorno notiamo che il cantiere è stato iniziato fortunatamente. Ecco, la vera, unica e importante novità di questa mia ultima visita al cimitero monumentale è questa, che hanno iniziato a sistemare le cose. Quindi insomma, un plauso all'amministrazione comunale, speriamo insomma che portino a termine questo intento. Dobbiamo considerare il fatto che io qua ci sono venuto nel corso degli anni almeno 3 volte, una volta anche con Striscia la Notizia, e finalmente ho la soddisfazione di vedere il cantiere. Vengo sempre molto volentieri qui al cimitero monumentale di Bonaria, perché le tombe, che sono ormai tanto vecchie, questa è una delle più recenti, il defunto è morto nel 71, tuttavia qualcuno pensa di lasciare un piccolo rosario a distanza di tanti anni. E se così non fosse, comunque la natura si sostituirebbe alla volontà degli uomini, facendo crescere spontaneamente questi meravigliosi fiorellini che sembrano appena deposti per il defunto. Un'immagine così cruda che mi permetto di pubblicare così in maniera anche, diciamo così, inappropriata, però ci rende proprio la dimensione della morte. La morte secondo me non esiste, perché alla fine non ci riguarda. Questa bambina all'epoca non si faceva in tempo ovviamente a fotografare la persona, il caro defunto, in una condizione vivente, è stata fotografata proprio nel momento della morte. Pensate, quindi abbiamo un'immagine anche di come è stata sepolta. Questo è tutto per il momento. Asibini, De Candia continua a rimanere qua dentro, speriamo che il comune spenda questi... Quanto ci vorrà per mettere a posto un loculo? Oh ragazzi del comune, 10.000 euro, 20.000 euro, voi dite non è che si può spendere così, spendetevi 20.000 euro per mettere a posto Mario De Candia, trasferitelo, fategli un mausoleo, fate qualcosa, ciao!